E si ritorna in Elden Ring. Allora, caloduccio. E si va in direzione dei punti 1, 2 e 3. Indietro, anche qua sopra si può salire in qualche modo. Sì, però non c'è nulla. Ok, là sopra riusciamo a salirci. Qua ci arrivo, però in realtà non c'è nulla. Già, va bene. Aia, peso male le misure. Ok, sopra non c'è nulla. E da quest'altro tronco invece. Proviamo, vediamo un po'. Aia. Perfetto. Andiamo là. Allora, scendiamo per di qua. Ok. Vediamo un po' se c'è qualche cosa qui. Negativo. Ah, dimmi che non muoio. Ok. Ok, quindi punti 1 e 2 eliminati, dammi questo, cacciamo anche questi qua, quindi tutta questa zona qua è fatta, anche se forse la zona di sopra devo fare io. Va bene, intanto andiamo qui. Qua di cavalluccio. Allora, giusto un check veloce se questa zona l'avevamo già vista. Mi sa di no. Ah, eccolo, l'oggettino che vedevamo da là. Ceneri di guerra, turbine, foglia morta. Lì c'è qualcuno. Ma qua non c'è niente, allora. Possiamo andare per di qua. Gettino qui.
E qua dobbiamo cadere. Ponte spezzato. Ok. Nulla da questo lato. Ah, prima di prendere le scale andiamo da questa parte qui. Cosa c'è qui? Nulla. Niente neanche da questo lato. E allora si entra per di qua. Lanterna. Nulla. Ok. Allora prendiamo la scalinata. Da là si sale per poi scendere là, secondo me. La mappa è molto bella, mi piace rispetto a tutto quanto il resto che era tutto buio, cupo. Da questo lato c'è, come si chiama, la corrente ascensionale, che però ancora io non posso usare. Ecco la corrente. Io non posso usare perché devo provare una roba del genere per romperla. Qui non c'è nulla. Quindi, visto che qua non abbiamo nulla, direi che possiamo proseguire dall'altra zona. E qua sotto c'è qualcosa? Vediamo. Questo è vero. Dite amici di entrati, non niente, no? Va bene. Quella parte. No, niente. C'è l'altra grazia. Niente, giusto? Andiamo per di qua.
cartuccio. E saliamo. Vai. Altro tizio. Dammi la cura. Via. Via. Ah, a posto. Vediamo un po' di oggettini. Dammi il cavallo. Allora, noi arriviamo da qui, giusto? Dalla scalinata, perfetto. Vediamo un po' che cosa abbiamo. Allora, qui abbiamo un'uscita. Soprattutto qui abbiamo anche degli oggetti. Uno, due. Oggettino, perfetto. Allora, vediamo questa uscita dove ci portava. Ah, ok. Da quel lato c'è un gigante. Da queste zone qua. Più o meno. Continuiamo dall'altro lato noi invece. L'uscita la vediamo dopo, questa uscita qui. Abbiamo un ascensore, vai. L'ascensore che sale. Ok. No! Che figata! Molto figo! Muori però! Anche se è fighissima quell'azione! Molto 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 figa! Allora, noi arriviamo da qua. Quindi esploriamo un po' questa zona qui. Secondo me qua sotto possiamo, con un po' di parkour possiamo scendere in realtà. Allora, vediamoci prima questa zona. E poi dammi un attimo che mi metto un segnalino qui. Perché secondo me la zona di sotto, da qua, si può raggiungere.
Voglio vedere se c'è magari il gigante da qualche parte. Perché quella è l'altra uscita da sotto. E il gigante, eccolo là. Lì c'è qualcuno. Piume dell'uccello divino. Qua non c'è nessuno. Ok. Allora, prima di entrare qua dentro, vediamo un po' se qua sopra c'è qualcosa. Il gigante è sempre pacifico? Dov'è? Neanche lo vedo, onestamente. Eccola. Ah, è su quella collinetta e poi mi porta là. Perfetto. Eccoti qua, disgraziato. Eccola qua, la corrente ascensionale. Per cui anche in questo laghetto ci mettiamo questo simbolino. Vai. Allora, per ora iniziamo con l'esplorazione qua dentro. Ah no, questa creatura, che palle. Cos'è, marcescenza? Sì. Cavallo. Possiamo evitare. Evitiamo. Ok. Un ascensore. Però prima di prendere l'ascensore direi... Wow. E ispezioniamo quest'area. Anche perché dall'altro lato mi è sembrato di vedere altri due tizi. Tua madre, posso dirlo, tua madre? Lo faccio peccato, dimmi. Fanno malissimo e sono super veloci. Lance intrecciate dei parassiti, giustamente. Muori. 5.000 punti danno ste cose, cioè. Sono un botto di punti rune. Ok. Vai. Quindi, primo livello esplorato. Abbiamo ascensore e scale. Io direi scale. Piano piano, non vogliamo avere brutte sorprese. No, è tranquilla. Però l'ascensore quindi devo prenderlo per forza, perché non mi portava qua l'ascensore. Una grazia, è un boss?
molto interessante. Ma il boss sinceramente non voglio affrontarlo adesso. Il boss può rimanere bello lì dov'è. Noi per ora dobbiamo fare esplorazione. Qui scendiamo giù. Non ci interessa. E qua non c'è nulla. Sarà un altro boss sulla marcescenza? Non lo so. Per ora scendiamo giù. Vediamo un attimo quell'ascensore se sale o scende. Perché non è detto. Vediamo un po'. Secondo me scende. E infatti scende. Mi sa che è l'ascensore che abbiamo preso prima? No. Ah. Ok. Ok, ok. Tua madre, dai, come ha fatto a prendermi? Non lo devi spiegare. Bastardo. Solo quella? Ma fatta evitarlo. Ti prego, dimmi come hai fatto ad evitarlo da un centimetro di distanza. E comunque, questo... Qui arriviamo nell'altra zona che io attualmente avevo evitato di rivisitare più che altro. E ci stanno due nemici qua. Con il gigante arciere lì in una lontananza che ci potrebbe vedere. Quindi... attenzione. No. Tua madre. Va bene, dai. Va bene. Andiamo. Perché non mi ha visto, mitico. Forza sull'ascensore, non lo posso richiamare? Niente, mi dispo. No, vabbè. Come hai fatto a prendermi? Mo lo devi spiegare. Ok, proiettili curvi come wanted.
ci hai rotto le palle. Bella quest'arma, ma è troppo lenta, porca miseria. Adesso proviamo con i pugnalini, va? Fammi qua. Ho fatto bene a richiamare già l'ascensore. Evitato. I pugnali non deludono quasi mai. Ok. Mi ha visto? Tua madre, tua sorella, tuo padre, tuo cugino, tre quarti della tua razza. Bellami. Finito di muovere le spade così, senza un senso logico? Ok. E qui era l'altra uscita che io inizialmente avevo evitato. Ok, ci siamo. Adesso. Non c'è nulla. C'è un modo per salire qui? Chissà di no. Il gigante però vede bene, vede il gigante, eh. Vai, spara. Ok, adesso. Ancora. Dai, non ci sono più. A chi spari? Vabbè. Una va e l'altra crepa qua. Perfetto. Cavalluccio. E dobbiamo proseguire l'esplorazione per di là. Mori, bastardo. Ora. Cavallo. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Ok, aspetta.
questa, che ci serve questo, ci serve. Va pure tu, curatina, e questo mi pare ne sia rimasto solo uno. Sì, recupera prima tutti questi oggettini. Perfetto. Rapido e indolore. Mi ricordavo se anche da qua il tizio mi possa vedere, gigante. Poi di questo. Ricettario. Allora, da qua. Mi sa che devo scendere giù per saltare e andare là. Qui invece dritto per dritto possiamo arrivare a quella là e noi scendiamo qui invece. No. Attenzione. Olè. Perfetto. Questa era un'altra zona che avevamo già visitato. Il gigante è là. Evitato. Ah, mi vuoi seguire? Porca miseria! Ciao gigante! Qui sia... Ah, ok! Perché noi qua ancora... Non eravamo ritornati a fare questo giro. Vabbè, lo facciamo adesso. Qui! Oggetto! Così? Ci è piaciuto. Ci è piaciuto. Ah, c'è un altro là. Nice. Cavallo. Allora, il brutto di questo DLC, secondo me, è che le mappe sono incasinate. Cioè,
troppi livelli e si arriva a un certo punto che non si capisce più. Allora, facciamo così, scendiamo giù. E andiamo per di qua. Deve essere qualcosa qua sopra, immagino. Ma assolutamente no, invece. Sì, invece. Va bene. Adesso. Vediamo se c'è qualche altra cosina. Ma non credo. Oddio mio. Lì c'è un altro oggetto. Vabbè. Vediamo che si poteva tranquillamente evitare. Ok, qua, da qua, da qua, da qua. Adesso andiamo dall'altro lato. Vai. In realtà non mi permetto un salto così esagerato. Qui abbiamo questa situazione qua. Ah, ok. Quindi devo fare per forza il boss? Aspetta, saliamo sopra. Così non siamo in combattimento con nessuno. Allora, questa la possiamo eliminare. Questo non ho idea di cosa sia. Quindi devo rivedere un attimino il registrato. Mi sa di sì. Riposiamoci un attimo. Vai. Miglioriamo questo. Che abbiamo qua? Vai, evoca. Ci sei? Andiamo. Questo ha fatto male. Via, via. Oddio mio. Altre esplosioni.
Vieni qua. Via, via. Via, 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 via. Esplosioni cattive. Aia. Neanche la coda non è che sia buona. Curati. Avvicinaci. Avvicinati, avvicinati, avvicinati. E dai. No! Ma porca miseria, dai! Romina Santa del Boccio. Vabbè, dai, sembra fattibile. Evoca lei. Uno. Due. Aspetti di questo. Perfetto, ottimi ragazzi. Via, via, via. E ho detto via, ho detto, porca miseria. Quella è la mia volta che fa questo attacco che abbiamo fatto. Allora, fai di questo. Curati. Ah, peccato. Curati. Aia. Aia. Ed. Vieni qua, disgraziata. Oh, bravissimo. GG a tutti quanti. Riposiamoci un attimo. Ok. E si continua ancora? Prima di proseguire però chiudo qua il video, perché voglio andare un attimino a vedere questo segnalino cosa fosse, perché onestamente non mi ricordo.
E poi proseguiamo per questa direzione qui. Per cui ci vediamo nel prossimo episodio.